Benvenuti sul mio canale e buona domenica. Spero che il video pubblicato domenica scorsa vi sia piaciuto, quello su Cala Ghironda. Per chi non l'avesse ancora visto, in descrizione comunque troverai il link. Oggi parleremo di un altro parco d'arte, questa volta in Brianza, precisamente a Briosco, e il titolo del parco, il nome del parco è Art Site Rossini. Alberto Rossini, il imprenditore, mecenate, grande appassionato d'arte contemporanea, è quello che ha fortemente voluto questo parco che è stato aperto nel 2007. Anche questo parco, come quello bolognese di Cala Ghironda di domenica scorsa, ha un'ampiezza di 10 ettari circa e nasce sulle colline di una zona prettamente agricola, dove a partire dal 2007 hanno lavorato una serie di artisti contemporanei creando delle sculture on site specifiche, come si dice oggi, quindi che avessero un forte dialogo con il territorio circostante. Perseguendo la volontà di integrare la natura con l'architettura, Alberto Rossini si è affidato ad un famoso ed importante architetto di design ambientale e architettura organica, newyorkese dal nome James Wines, e grazie al progetto di questo architetto è stato costruito un meraviglioso padiglione d'ingresso. Questo padiglione doveva dialogare con l'ambiente circostante e a questo proposito sono state costruite delle vetrate in lunghezza praticamente che dialogano direttamente con il parco e sono un meraviglioso punto di osservazione rispetto alle colline e alle montagne circostanti. Il tetto del padiglione è verde con l'intento proprio di far sì che la natura lo potesse in qualche modo conquistare, contaminare e quindi affinché il padiglione si potesse veramente integrare in questo meraviglioso territorio circostante. Il parco, come dicevo, oltre a essere bello da un punto di vista proprio di location, di panorama rispetto al fatto che ha queste colline, queste montagne nelle giornate terse che si possono vedere in maniera molto nitida, il bello sono ovviamente le sculture, tutto quello che gli artisti contemporanei, come dicevo, a partire dal 2007 hanno realizzato proprio stando e vivendo dentro il parco. Alcuni nomi su tutti, Cascella, Pomodoro, Barisco, Munari, ce ne sono veramente tantissimi. Fra l'altro ho ritrovato con grande sorpresa Daniel Spoerry. Magari qualcuno anche si ricorderà il video pubblicato un po' di domeniche fa proprio sul suo giardino in Toscana. È veramente bello poter vedere questi artisti così diversi tra di loro, anche ovviamente provenienti da zone, da culture, da situazioni completamente diverse, poter dialogare tra di loro e con l'ambiente circostante. L'obiettivo del suo fondatore, del suo mecenate Alberto Rossini, era quello di far vivere questo parco come un giardino sotto casa, dove la bellezza dell'arte e la bellezza della natura si potessero fondere insieme e potessero essere fruite da chiunque passeggiava da quelle parti. E credo, almeno per quella che è stata la mia esperienza, che ci è davvero riuscito. La Fondazione Pietro e Alberto Rossini promuove una serie di iniziative, Covid permettendo ovviamente, e davvero ricco il calendario. Fra l'altro, molto vicino al parco troviamo anche un meraviglioso e ottimo ristorante e anche la possibilità di pernottare in zona. È veramente un paradiso meraviglioso. Spero di avervi, come sempre, incuriosito e interessato e sarò felice di ricevere e leggere i vostri commenti. Vi aspetto quindi domenica prossima. Non parleremo più di parchi d'arte, ma di una realtà artistica molto particolare. E quindi a prestissimo!